Abbiamo sempre pensato, ma qui c'è qualcosa di speciale, è un'energia particolare qui a Peccia. Tanto in là abbiamo scoperto queste linee energetiche che trapassano tutto il pianeta e che fanno praticamente come una rete, e noi siamo su una linea principale nord-sud e Peccia è proprio su questa linea. Mi chiamo Alex Neff, sono scultore di terza generazione, quindi sono nato in una famiglia di tutti scultori. Da qui sono andato a studiare arte anche in Germania, sono poi ritornato per eccezione qui in Ticino. La natura, l'Asturia, la geologia, il paesaggio straordinaria qua. È qualcosa molto esistenziale che ti tocca del tuo essere umano. Lavorare un sasso è una cosa fondamentale, è una cosa molto umana, una cosa vecchia. Il marmo e il sole del sud è una cosa che lega molto bene assieme questa luce chiara e l'ispirazione ti trova subito. Di sera abbiamo una luce spettacolare perché qui si apre la valle e abbiamo il sole fino alle 8:30 e dopo questo sole è molto plastico, arriva dal di fianco e è tutto tranquillo, bello. Si sente l'essere umano che ha combattuto con la pietra, con la forza della natura, e questi sono elementi molto forti che secondo me influiscono il lavoro artistico molto positivo, anche per quelli che non hanno mai fatto questa esperienza, possono entrare quasi automaticamente. Mentre sto lavorando è sempre un dialogo tra il mio corpo e il corpo che sta nascendo nel marmo. Con questo modo di lavorare arrivano anche sensazioni di forse di una volta, e questo fa molto bene ai nostri partecipanti perché diventano molto tranquilli e molto particolari. Noi puntiamo sull'arte e sull'espressione personale, di dare a ognuno la possibilità di diventare anche lui creativo. Vivere in montagna, in una valle così, non ho mai pensato neanche. Entrare negli Alpi per me era totalmente una cosa nuova. Così ci siamo fermati qui, ma abbiamo sempre guardato oltre le montagne.